Oggi siamo al lago di Alviano. Siamo arrivati in uno dei primi capanni che sono adibiti per il birdwatching. Guardate. Grazie. Allora, abbiamo visto come l'addetto all'oasi va a rifornire il cibo agli uccellini, quindi ora non resta che iniziare a scattare. Andiamo. Cioè, nel senso, non sembra di essere un posto che a pochi chilometri c'è una città grande, no? Proprio isolato. Dell'oasi invece ci sono altri capanni che si affacciano alle paludi, quindi adesso andiamo a fare anche un giretto lì. Intanto io vi faccio qualche altro scatto. Thank you.
Adesso ci dirigiamo verso le paludi. Il cielo sembra che sta reggendo. Aveva messo pioggia, ma comunque vi lascio vedere qualcosa. Che giornata, ragazzi, che posto. Venite a visitare Oasi Lago di Alviani. Guardate tutte le finestrelle precise, nessuna rotta, fantastico, quindi non resta che scattare, andiamo. L'aggancio per la fotocamera, quindi credo che staccherò il gimbal dalla mia fotocamera e lo attaccherò qui. Intanto vi faccio vedere questo splendido panorama. Siamo arrivati in un altro capanno che si affaccia praticamente
nell'acqua, perché appunto qui in basso, guardate, c'è il posto per i piedi, quindi siamo tra virgolette immersi nell'acqua e quello che vediamo è questo. Ho posizionato la mia macchinetta con il cavalletto, il gimbal. Oggi porto ovviamente il Tamron 150-600 e la EOS M50. Quindi ecco, vediamo se riusciamo a beccare qualche bell'animale. Ma l'importante comunque è trascorrere una bella giornata immersi in questo paradiso. Vi faccio vedere intanto il panorama e io tra qualche scatto faccio un po' di merenda. Andiamo. Ora sono in un altro capanno che è a disposizione qui all'oasi della Valviano e questa è una zona diciamo un po' più isolata rispetto alle altre che sono sicuramente più trafficate sia che dalla fauna che dall'uomo. Oggi ho incontrato parecchi altri appassionati di fotografia che usufruivano di questi splendidi capanni fatti veramente bene per, diciamo, coltivare la loro passione.